Bentornati amici esageratissimi sul canale di Stenico, io sono Nico. Io sono Ste. E allora proseguiamo la nostra avventura. Con la esce così, con la esce. Ste, quindi S-H-T-E. Esatto, esatto. Quindi proseguiamo la nostra avventura su Resident Evil 2, ragazzi. Noi aspettiamo sempre magari il vostro commento. Ho visto che Yuna, come sempre, grandissima, la nostra grande Miss, mia cara Miss, che ci commenta sempre. Vabbè, come tutti gli altri, Andrea, Steven, ricordami gli altri, Stefano, ricordami gli altri. Che abbiamo? Abbiamo Marco, grandissimo, il nostro batterista, top player di gamma. Top player di gamma. Quindi abbiamo tutti i nostri top che ci seguono. Ragazzi, diteci se c'è qualche gioco che magari non avete mai visto sulla PS1 che volete rivedere, magari qualche titolo che vi intriga. Così, visto che abbiamo iniziato questo progetto per tamponare questa falla di video che non potevamo portare ancora da Xbox One perché non ci vediamo, diteci cosa vi piacerebbe. Yuna. Tu che sei tu dall'alto delle tue dei cieli player, dei cieli, dici cosa ti piacerebbe, te che tu sei un'appassionata di game, quindi credo che tu sappia qualche titolo magari. Dai, dici il prossimo titolo, lo facciamo scegliere a te, dai, vai. Allora, okay. Quindi proseguiamo con l'avventura. Ok, quindi vediamo, adesso cosa dobbiamo fare, abbiamo l'ingranaggio, abbiamo l'ingranaggio, andiamo a mettere l'ingranaggio. Ok, ti andiamo, ricordi dov'è? In alto a sinistra, sì. In altissimo. Allora cominciamo a salire da qua, vediamo. Dobbiamo salire sul tetto praticamente. Esatto. Non mi ricordo, il bello di sto gioco è che me lo ricordo tutto, ma non mi ricordo le transizioni mi ricordo solo i posti e non le scale sostanzialmente. Sì, no, perché tendenzialmente è un labirinto. Se vai di là non tagliavi? No. No, mi sembra, però boh, non lo so. Provo se vuoi dopo. Volevo vedere solo dove eravamo qua. Qua, boh. Sei sicuro che qua andiamo su? Sì, qua c'erano gli stars. Vediamo un po'. Tanto ormai mi sa che le avevamo aperte tutte le porte. Sì, ormai le abbiamo aperte tutte. Abbiamo fatto tutto. A livello di chiave non dovremmo essere messi malissimo. Dovrebbe essere qua, ti ricordi che c'era di qua? Forse qua è qui? No. Quel cassetto l'avevamo già aperto. Sì, l'avevamo aperto. Sì, sì. Ecco. Minchia, no, adesso è perché non avevamo chiuso. L'avevamo chiuso dall'altra volta. Abbiamo chiuso con il cavo che elettrico l'altra roba lì, vabbè. Comunque, noi penso che... quindi adesso c'è tutta sta roba. Mettiti il fucile a pompa, dagli due colpi di fucile a pompa così magari. Due colpi. Dai, così lo usiamo un po', visto che abbiamo questi 35 colpi. Vabbè, tanto siamo sempre in tempo. Allora, dovevo andare di qua. No, ma fumatela qualcosa, eh. Sì, sì. Fumatela qualcosa. Madonna. sentito il rumore alla John Wayne. Si accende. Eccolo qua. Eccolo. Vai su. Allora. Vedi che c'avevo ragione. Ok. Quindi adesso mettendo l'ingranaggio, no? Facciamo USA e poi vediamo che cosa ci dà. Forse ci dà l'altro spinotto, sai? Probabilmente sì. Mi sa che ci dà l'altro spinotto. Cioè ci apre la porta. Sì, apre la porta. Secondo me troviamo l'altro spinotto, anche perché ci manca solo quello per poi proseguire. Eccolo. Nel frattempo ti sei portato anche i nastri dietro. Vabbè. Io nel mentre salto giù. Forse tagliando. Sì, anche secondo me. Guarda dove già siamo. Dove siamo? Giù. No! Che spavento, madonna, mia... Get away! No. No! No! Ma come ha fatto tra l'altro a entrare questo? E ci ha lasciato bene. Perché
essere l'evoluzione del T-Virus, dovrebbe essere il G-Virus. Il G, sì. Vabbè. Ok, mi allora sa che troveremo qualcuno di cattivo. Sì, andiamo. Dobbiamo andare lì a vedere che fine ha fatto. Ci abbiamo voglia. Vai, dai. Andiamo a vedere. Salve. Che voglia di andare a vedere. Sì. Ti piace. Ben. Niente. Non sta proprio Ben. Esatto. Can you still hear me? Come on, answer. Damn. I don't believe this. I almost got the story. Ben. Bitter irony. The chief of police, a co-conspirator. Quindi attenzione, rivelazioni da parte di scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Oh, my chest, it's burning. What's wrong? Si è ben aperto. Si è appena aperto, Ben. Mica... Si è ben aperto. Si è ben aperto. Mi ha squartato come un capretto. Good God, what was that? Quello era quello che ha squartato Ben. Posto al capo. Adesso abbiamo Ben squartato. Esatto, signor Ben Jones, capo di partito. Abbiamo perduto il laboratorio nel palazzo a causa dell'attività del disertore Albert Wesker. Eccolo lì. Fortunatamente le sue interferenze non avranno effetti sulla nostra ricerca sul virus. Siamo solo preoccupati per la presenza dei membri residui della STARS, Renfield Valentine, Barton, Chambers e Vickers. Colpisce che la STARS possiede le prove sull'attività della nostra ricerca dovranno essere eliminati facendo sembrare un incidente. Ehi là. Continuate a controllare i loro movimenti e assicurate che quello che stanno non venga reso pubblico. Annette continuerà a essere il vostro contatto durante tutta questa operazione. William Birkin. Per il capo, signor Brian Jones, capo della polizia, ho depositato 10.000 come acconto per i vostri servizi in base ai termini del vostro accordo. Lo sviluppo del virus G destinato a sostituire il virus T presto sarà completato. Una volta completato sono sicuro che verrà nominato meglio membro della Umbrella Inc. Dobbiamo procedere con molta cautela. Redfield e i suoi membri rimasti la stessa stanno ancora cercando prove compromettenti sul progetto. Continuare a controllare le attività e bloccare qualsiasi tentativo di indagine sugli impianti di ricerca sotterranei. William Birkin. Ok, basta. Abbiamo un problema, ho ricevuto delle informazioni secondo le quali il quartier generale D'Ambrella ha inviato delle spie per imbandonisti e risultati sul G-Virus. Non si conosce il numero di agenti coinvolti, nessuno può permettersi di togliermi il progetto, è il risultato di una vita di lavoro. Se state a citare la ricerca delle persone sospette, trattenete questi individui con qualsiasi mezzo ritenuto necessario e contattate immediatamente tramite Annette. Ogni minaccia deve essere eliminata, non permetterò a nessuno di rubare invece che sul G-Virus neanche all'Umbrella. William Birkin. Ok. Dove vai? Where are you going, Ada? To the chemical plant. I have a feeling that's where I'll find John. Ada, wait. Hey. Boh. Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. Got it. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? Ecco, adesso abbiamo bisogno delle piantine blu, quindi vai a lasciare un po' di Incribon e fatti qualche... Che brutta morte! Che brutta morte, squartato da un vermiciato. Squartato non si può così. Entrare nella prigione, no? Ho provato. Neanche qua dentro? Non lo so, perché secondo te c'era qualcosa di bello? Non lo so, però è aperto. Va bene, ribecchiamoci ste porte che si aprono e si chiudono. Magari non c'è niente, però magari qualcosa. Ah, ecco. Tipo verde e l'altra blu. Rossa? Blu. Sì. Io da qua non la vedo benissimo. No, ricordo che io guardo sempre da uno schermo di un tablet. Quindi abbiamo una doppia verde e una verde e blu. Sì. Che faccio? Lascio? Una rossa o un caffè? No, più che altro è quella verde e blu, io la terrei, ma mi terrei anche le doppie verde, lascerei. Tanto adesso andiamo a lasciare il pirulino e l'incribon. Il pirulino!
Sì. Il famosissimo Pirulì. Ci sono dei cani, mi sembra. Vediamo un po'. Ah no, sono quelli qua dentro. Dovevo, è quello che doveva uscire, che adesso esce. Esce. C'è anche una rossa. E prendila, mettila insieme a tutto. Dai, fai il tris. Faccio il miscuglio, faccio misto. Fa tricolore. Tricolore per lui. Si è aperto. Vai col cane, randagio. Oh, e basta! L'ha preso. Oh, cazzo, si mi ha preso. Quanto cazzo. Entra. Non c'è niente. Cosa c'è? Niente. No, c'è una piantina lì nell'angolo. No, non è una piantina, è vuoto, non c'è niente. Vuoto, vuoto. Ah. C'è niente. Qua ci sarà una piantina. Eccolo, c'è una piantina blu. Tutto sto casino per una piantina blu. Vabbè, aspetta, combina. Vai. Madonna che miscuglio di Madonna, di erbe, qui, proprio droghe pesanti. Droghe pesantissime. Vabbè, prendiamo questa, perché ci siamo. E la unisci con le due verdi e ti tieni l'altra blu. Ah no. No, no vabbè. Fai così, lascio. Te la tieni, la unisci magari con un'erba blu e ci teniamo un'erba esatto. Blu e verde. Esatto. Io qua correrei via. Che ci sono i tuoi amici arachnofobici. Che sono anche i tuoi. Madonna che schifo. Vabbè, ma io non è che sono proprio arachnofobico, cioè non è che vedo un ragno e muoio, però mi fanno senso. Aia. Ecco. Adesso sei anche avvelenato qua. Dici? Però mi fanno un po' di senso. Poi vabbè, per carità, non è che... No, a me fanno proprio schifo. Io proprio... No, e attenzione, non sono neanche avvelenato. Sono... Vedi. Allora, lasciamo un po' di robaccia. Di robaccia. Allora, io direi, se hai una piantina singola, prenditi una piantina singola così la usiamo. Allora, vediamo. No, mi sa di no. Allora, mollo questo. Mollo tutto il miscuglio. No, mollo tutto il miscuglio. Mollo questo. Vabbè, posso aspettare di stare male mentre mi tengo questa qua e boom. E la piantina blu però non te la porti? Tanto sono tutti morti. Cioè, tanto i... Sì, ah, ok. Morti. Tanto l'ho già passato lì i cosi, i nostri amici arachnofobici. Tanto il prossimo colpo che non ce la faccio più, mi curo e via. Tanto mo mi libero lo slot del coso qui, del... Ecco. Chi è? Cosa c'è? Oh! Ma cos'è questa roba per terra? Cosa fai? Shotgun? Sì. Madonna, che schifo. Adesso che ti arrivano addosso. Benissimo. Dove sono le merdine lì che mi arrivano addosso? Non lo so, però le bombe... Eccole, scarafaggetti. Ma non è la mira automatica? Sì, però mi mira lui. Non stai pigliando nessuno. Ma vaffanculo! No, mi ha preso! Niente, ti si è attaccato alle palle, praticamente. E niente, siamo morti. Pericolo. Ecco. Uso anche questo. Oh. Magari con lo shotgun ne prendiamo qualcuno in più. Niente, ne ho un bot. Secondo me ti devi muovere perché ti stanno continuando a salire addosso. Madonna, se ti prende sei morto. No, sti cosi ti stanno facendo malissimo. Niente, ciao, siamo morti. E adesso ti dà una ratatugliata in faccia e siamo morti. No, sono sull'attenzione, ancora incredibile. Vattene. Vai. Morto. Anche la merdina morto. Per terra. La merdina per te. È morto quel coso. Oh, ma ci sono ancora. Ma perché li continua a vomitare sto coso? No! Minchia, mi ha preso sto schifo.
Come faccio a togliermelo? Non posso. Niente, ti deve succhiettare un pochino. Minchia, li ho presi entrambi proprio così. Pa-pam! A culo proprio. Vabbè, dai. Dovrebbero essere morti tutti, sì, dovrebbero... Sì. Mamma mia, siamo proprio verso la fine dei colpi di tutto. Esagerare, dai. Sbagliato, perché schiaccio devo soltanto... Madonna, cosa stai facendo con sto joystick? Tac, 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 tac. Zappaci meno sopra. Aperto. Potevo anche andare, cioè superarlo, andare lì e andarmene via senza neanche ucciderlo, però vuoi mettere la figata di averlo ucciso, sto bastardo. Cazzo è? Niente. Ah, questa così? Oh. Ma sì, noi abbiamo dovuto fare tutta sta roba, questa scava tipo topo. Tipo topo. Madonna, Topo Wong. What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Sto rincoglionendo. Those zombies are everywhere. Not to mention that thing that got Ben. I was there, Leon. I know. And yet. Look, Ada. As an officer, it's my job to look out for you. But we're not going to get through this alive if we don't work together. Okay? All right. We'll do this your way for now. Fa la piaciona pure. Dai su, vieni, gli piaciona. Non c'era altro da prendere, no? No, non ho visto niente. Tra l'altro quelle... noi abbiamo le scarpe, quella lì con le paperine, si bagna. Mamma mia, no, ma soprattutto che schifo. Ma c'è una roba qua per terra? No. Sembrava una roba per terra, non c'è niente. Prova a vedere negli angolini là, più remoti. Entra della corrente d'aria fredda. È per quello che... sopra, sì. Se non mi sbaglio, ci sono le piandine qua per terra appena sali, se non mi ricordo male. Però vedi? Sono blu. Però sono blu. Vabbè, prendile, perché tanto se ci avvelena non ne abbiamo. Ok, non l'ho presa. Ottimo. Vabbè, tanto qua c'è un... ok. Safe point. Safe point. Allora. Prendiamo il nastro. Allora, potrei prendermi la piantina blu, eccola. Ok, okay. Vabbè, la magnum la lascerei ancora lì perché c'ho solo 8 colpi. Sì. Qua c'è un altro cosettino qua da vedere. Prova a vedere anche quella lista degli impianti. Il primo e il terzo di mese Angelica Margaret, capo della manutenzione, utilizzare gli impianti. Vedete, ridurre il livello di imitazione del ventilatore. Dato la apertura che riuscirà, sono sensibili al vapore acqueo. 28 di ogni mese, il trasportatore di sostanze chimiche Don Weller utilizzerà gli impianti. Le sostanze chimiche che trasporterà sono molto volatili. Durante il trasporto si dovrà usare estrema cautela. Brian Iron visiterà gli impianti e parteciperà alle riunioni ordinarie del laboratorio. Il quarto venerdì di ogni mese William Birkin utilizzerà gli impianti e svolge un seminario di estramento per la filiale di Chicago dell'Umbrella. Alex, sai che cazzo hanno ficcato su nelle fogne? Dato che la probabilità di un attacco al dottor Birkin sarà molto alta, prendete tutte le possibili misure di cauzione e misure di protezione. Verrete informati di tutti gli altri possibili visitatori. Nel caso di quando arriveranno, portate questi individui sani e salvi a destinazione. Ok. Aspettiamo solamente il meglio da voi. Grazie per averci scelto. Grazie per averci scelto. Guarda in sti armadi sta roba che cosa c'è. Oh, minchia, 30 una, colpi. Una trentina di colpi così. 30 sono buoni. Va dentro. Non c'è niente. Ma questo secondo me si può spostare, tipo. T'ho detto. Sì. Sembrava. Però controlla prima lì negli scaffali se c'è ancora qualcosa, magari. Questo serve per regolare l'acqua nelle fogne. Sì. Di qua... e credo che là si scenda poi. Sì. Vedi? Però aspetta, prima prenderei prima di tutto lo spray medico. Sempre comodo. Un vecchio armadietto. E poi possiamo andare qua. Vediamo qua che ho tirato via. A sto punto è una porta che conduce al magazzino. Vuoi aprirla? Sì. Vediamo cosa c'è nel magazzino, scusa. Vuoi scendere la scala, sì. Madonna. Sì, per andare da una parte all'altra sposta l'armadio, metti il fucile, rutta vicino allo specchio. Rutta anche. Esatto. Madonna, non si vede una ceppa. No, è troppo buio per poter vedere qualcosa.
infatti. Non posso... Usa, no, in questo momento non ne hai bisogno. No, ovviamente. Credo che dobbiamo attivare la corrente. C'è una lampada ad alcol, ok. Allora, via. Oh, adesso si vede tutto, vedi? Adesso sì, ok. Cosa c'è qua? Cartucce della Magnum. Adesso tra poco non abbiamo più spazio per mettere la roba. Sono sempre comodo. Si vede una ceppa. Aspetta, c'è un'altra lampada olio. Oh, là. Sì. Questa è buona. Niente. Senti come zappa su quel joypad. Sta chiedendo pietà. Non mi voglio perdere niente. Boh, praticamente solo queste due cosette. Infatti, Adam... Ma non si scende da altre parti? No. No, infatti... Scusa, là in fondo non c'era una porta o una cosa per scendere, no? No, c'è niente qua. Lì dove c'è quel carrello della spesa? No, è un carrello. Ah, okay, cioè, quindi per prendere due colpi abbiamo dovuto accendere il mondo. Sì. Ma infatti vedi che Gada come lava non... Cosa facciamo? Salviamoci, vediamo la prossima puntata, come siamo messi? Bah. Sì, dai, possiamo anche farla un po' più corta questa se vuoi, visto che non si sa dove va, dove andremo a apparare più avanti. Che dici? Quindi facciamo così. Visto che abbiamo qua la cosa, prendiamo un ribbon. Poi posso lasciare anche questa. Tanto per adesso non ci serve. Lasciamo questo. Ah, e prendiamo il ribbon che non ho preso. Ok, va bene, io sovrascriverei sul primo, tanto ormai, e via. Bene, e voilà. Quindi con questa puntata, ragazzi, ci salutiamo. Sì. Prossima puntata vediamo dove porta quella scala che va giù. E, visto che qua siamo andati nel magazzino, dobbiamo scendere su quell'altra scala. E quindi sì, ovviamente perché... se il video vi è piaciuto. Penso che avrete notato che la frequenza di pubblicazione è un po' più alta rispetto al video settimanale di Evil Within, giustamente, perché lì ci dobbiamo vedere. E quindi invece questo qua, potendolo fare online, abbiamo più possibilità e quindi possiamo portarvi, diciamo, più video a settimana, e quindi giustamente possono venire anche un pochino più corti, ecco tutto qua. Sì, infatti. Quindi ragazzi, con questo video ci salutiamo, ci vediamo nel prossimo. Lasciate un commento, un lamento, un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Un saluto da Nico e un saluto da Ste. Alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao.